presidente Zaia ha inaugurato un nuovo punto di primo soccorso in Piazzale Roma e i defibrillatori portatili agli imbarcaderi dei vaporetti. Auto tampona un furgone in autostrada, schianto pauroso all'altezza di Sassino di Livenza, un ragazzo perde la vita. La giunta comunale rischia di cadere per opera dell'UDC sulla questione delle fiabe arcobaleno che dovrebbero arrivare negli asili del veneziano. Scuole sporche, se da Roma non arriveranno risposte immediate e la situazione resta invariata, a marzo si rischia il caos totale. Bibione, i fedeli trovano un'email del parroco che chiede loro un prestito, ma in realtà è tutta opera di un abile hacker. Buonasera, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Bene, ci sono delle novità importanti che riguardano la sanità veneziana, ce le illustra nel primo servizio il presidente Luca Zaia. Presidente, qua un attimo. 50 defibrillatori disseminati nei luoghi sensibili di Venezia, musei, alberghi, perfino gli imbarcaderi dei vaporetti, un nuovo sito e un'app per rintracciare il più vicino dal proprio smartphone e poi un nuovo punto di primo soccorso in Piazzale Roma, sotto il garage comunale negli ex locali di ACTV, il secondo dopo quello inaugurato la scorsa estate in Piazza San Marco. Questa è la miglior risposta, commenta il governatore Luca Zaia e i cialtroni che sostenevano che la nostra visione della sanità veneziana si riassumesse in una serie di tagli. È esattamente la dimostrazione che stiamo investendo rispetto alla sanità della città storica. Questo è il secondo punto di primo soccorso, ma non sarà l'ultimo e soprattutto invito tutti i cittadini ad andare a vedere anche che investimenti e che attività stiamo facendo presso l'ospedale civile. Il progetto, conclude Zaia, si inserisce nella più ampia reinterpretazione della sanità veneta, partendo dal pronto soccorso, il servizio per eccellenza che serve ogni anno 2 milioni di utenti per un totale di 13 milioni di prestazioni, oltre a una miriade di attività quotidiane nei 75 ospedali che occupano 94.000 dipendenti. Mancano poco meno di 90 giorni per avere i pronto soccorso rivoluzionati. Ci rivolgiamo a 2 milioni di utenze all'anno che danno vita a 13 milioni e 700 mila prestazioni presso il pronto soccorso, ovvero il comfort, la disponibilità di wifi, di prese elettriche per i telefonini, di monitor, di riviste, di acqua potabile, ma soprattutto ricordiamolo di uno steward o di una hostess, o meglio di persone qualificate che resteranno tra i pazienti, quindi in sala d'aspetto, a tenerli costantemente informati sulla loro situazione e sullo stato di attesa. E tragico incidente stradale stamane all'alba lungo l'autostrada in direzione Trieste, un ragazzo ha perso la vita. Erano da poco passate le 5, quando all'altezza del casello di Sassino di Livenza in direzione Trieste, una BMW, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, ha tamponato violentemente un furgone con targa romena che si trovava in corsia di sorpasso. A bordo c'erano due persone, zio e nipote. Ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo, di età tra i 25 e i 30 anni, che era seduto sul sedile del passeggero. Il giovane ha perso la vita. Con sé non aveva documenti e lo zio, rimasto ferito in modo lieve e portato in ospedale per gli accertamenti, nelle ore successive era ancora sotto shock per fornire ulteriori dettagli. Dopo l'urto violento causato dall'auto, sopraggiunta probabilmente ad alta velocità, il furgone ha perso ogni controllo. Prima si è schiantato contro il New Jersey centrale, poi ha finito la sua corsa contro il guardrail di destra e il pilone di un cavalcavia. Inevitabili disagi alla circolazione almeno fino alle 9. Per consentire l'intervento dei soccorritori e dei tecnici di autovie di sostituire il guardrail danneggiato, è stata chiusa al transito una corsia di marcia. Illesi i tre passeggeri a bordo dell'auto con targa svizzera che ha tamponato il furgone. Si tratta di due uomini e una donna di nazionalità croata. Resistita a passaggi cruciali e polemiche di ogni sorta, la giunta del sindaco veneziano Giorgio Orsoni rischia adesso di cadere sulla buccia di banana delle fiabe arcobaleno negli asili. Noi siamo convinti che il sindaco si farà garante del programma elettorale, ma è chiaro che se la delegata dovesse andare avanti con queste iniziative e i libri dovessero arrivare nelle scuole, noi non saremmo più disposti a sostenere questa maggioranza. Prenderemo altre iniziative, faremo altre scelte, ma per noi questo è un punto politico, valoriale, importantissimo, su cui non siamo disposti a transigere. UDC pronta a far cadere la giunta sul caso Fiabe Gay negli asili. La posizione espressa dal capogruppo Simone Venturini in un incontro riservato col sindaco di Venezia Giorgio Orsoni è ultimativa e non negoziabile. Quei libri non dovranno mai arrivare nelle scuole della città.
Immaginate se in un comune della Lombardia, governato da assessori di centrodestra o vicini comunque ad ambiti cattolici, fosse inviato nelle scuole un libricino che racconta la storia di Don Giussani illustrato o altre storie vicine al mondo cattolico. Ci sarebbe l'insurrezione del mondo sindacale, di sinistra, del femminismo, delle associazioni dell'arcigay. Ci sarebbe il finimondo. Col sindaco devo ancora parlare, ribatte l'autrice della proposta Camilla Seibezzi, ma quando mi ha delegata alle politiche contro la discriminazione sapeva quello che faceva. Sto solo svolgendo l'incarico che mi è stato assegnato. Ci sarà un incontro presto, ma non credo ci sia molto da chiarire, perché le cose che ho portato avanti come delegata sono state sempre comunicate per tempo e condivise. Segnalo inoltre, si inalbera la Seibezzi, che tutta questa polemica è stata fatta senza nemmeno conoscere i titoli dei libri incriminati. Vorrei specificare che, ad esempio, il libro incriminato e definito propaganda è il premio Andersen della letteratura dell'infanzia del 2012 al Salone del Libro di Torino, che è una cosa un po' imbarazzante in una città che ha l'ambizione di essere capitale europea della cultura. E torniamo a parlare di maltempo, perché tecnici e operai del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale sono di nuovo all'occhio. Le precipitazioni delle ultime ore avrebbero potuto mettere in crisi gli argini di canali e fiumi come la settimana scorsa, e quindi l'attenzione è massima. Ieri sera comunque è stato garantito il funzionamento di tutti gli impianti idrovori e della rete idraulica del comprensorio, e quindi la situazione è stata tenuta sotto controllo. Durante la giornata in tutto sono caduti circa 50 mm di pioggia in 24 ore, il tutto condito anche dall'alta marea che a Venezia ha portato a registrare un'acqua alta verso le 22 di 123 centimetri. I livelli dei fiumi di conseguenza si sono alzati, rendendo necessario il monitoraggio della situazione per tutta la notte, operazioni che sono proseguite anche tutta la giornata odierna. Diciamo che i territori più a rischio sono sempre gli stessi, parliamo di Concordia, Teglio Veneto, Cintocao Maggiore, Sanstino di Livenza e San Michele al Tagliamento. Un caos da far impallidire quanto visto nelle scorse settimane, quanto si rischia sul fronte della pulizia delle scuole se da Roma non arriveranno quelle risposte che almeno al momento sembrano molto lontane. Scuola pulita! Dopo l'incontro con i parlamentari veneziani, la situazione della pulizia nelle scuole è giunta a un punto di stallo. Le attese rassicurazioni non sono arrivate, a Roma pare non ci sono soldi. Così stando le cose, a marzo si arriverebbe al caos più totale, inaccettabile secondo il vice sindaco veneziano Sandro Simionato. Credo che chi ha la responsabilità in primis è l'amministrazione centrale, che deve reperire le risorse. E in quest'ambito credo che sia giusta la pressione che fanno i genitori, e credo che anche in questo momento sia positivo la collaborazione tra i pubblici amministratori, l'ente comune in questo caso, ma anche gli altri comuni della provincia di Venezia che sono in questa situazione, e i genitori stessi. Secondo i parlamentari gli errori sarebbero della società titolare dell'appalto Manutencoop, ma anche se così fosse è chiaro che l'azienda i soldi non li ha. Una soluzione va dunque trovata. Credo che la cooperativa possa aver fatto degli errori in avvio di servizio, nell'organizzazione del sistema, ma se poi l'appalto è fatto con una dimensione economica, quella è la dimensione che c'è. Cioè, bisogna rivedere i conti. Intanto i genitori annunciano un grande corteo a Venezia per sabato 15. Sarà una festa, spiegano, con lunghi serpentoni colorati e un immenso girotondo che abbraccerà tutta l'area della ferrovia Piazzale Roma. Scene quasi da film. Su un treno alla stazione di Porto Gruaro, un ragazzo di origine marocchina di 20 anni è salito sul treno e si è abbassato i pantaloni e le mutande davanti a tutti i passeggeri, controllori e agenti della polizia ferroviaria. Un spogliarello inaspettato che ha lasciato basiti tutti gli spettatori. Dunque giù le mutande, tra lo stupore di chi stava vicino. Il numero è continuato anche all'arrivo del controllore, che suo malgrado ha dovuto vedere tutto lo spettacolo. Nonostante ciò è riuscito comunque a riportare la calma a bordo, ma all'arrivo degli agenti della polizia ferroviaria è partito addirittura un secondo round, quindi le forze dell'ordine non hanno potuto esimersi dall'accompagnare il ventenne in ufficio e naturalmente denunciarlo per atti osceni in luogo pubblico. A malcontenta, un ragazzino di 12 anni ha litigato con il papà e poi è scappato di casa. È stato ritrovato a Piazzale Roma dagli agenti della polizia. Questa ed altre brevi notizie dal veneziano nel prossimo servizio. Malcontenta,
Un dodicenne ha litigato col papà ed è scappato di casa, facendo trascorrere momenti di angoscia ai genitori. L'unico indizio era un presunto appuntamento con un amico a Venezia. Preoccupato dunque, il padre ha chiamato il 113, così una pattuglia ha raggiunto Piazzale Roma. Se il minore intendeva raggiungere il centro storico, sarebbe arrivato con un autobus e infatti dopo circa 20 minuti di ricerche l'hanno trovato. I poliziotti l'hanno dunque accompagnato in questura contattando la mamma, che è arrivata poco dopo e ha riportato a casa il figlio. Sottomarina. 2 settimane di villeggiatura in albergo con pensione completa, mare, sole e ombrellone. Un 51enne di Pescara, un 46enne e un 42enne padovani, un 45enne di Abano Terme e un 17enne sono stati denunciati dai carabinieri per essersene andati ben 2 volte senza pagare. La prima hanno pernottato dal 7 al 17 agosto. L'ultimo giorno hanno preso i bagagli, spiegando al titolare che sarebbero tornati per pranzo, per saldare, ma nulla. I 5 hanno prenotato in un altro hotel poco distante, stavolta dal 14 al 31 agosto. Dopo circa una settimana però il secondo titolare, non vedendoci chiaro, ha chiesto agli ospiti il pagamento del soggiorno e loro sono fuggiti di notte. Venezia. C'erano anche i leader del coordinamento 9 dicembre a Roma per manifestare contro parlamentari e governo. Lunedì, a pochi metri da Montecitorio, la polizia ha caricato i manifestanti che volevano consegnare una petizione ai deputati per l'introduzione del reddito di cittadinanza e per il taglio dei privilegi alla casta. Anche il rappresentante veneziano Stefano Guerra, protagonista nelle settimane scorse di un comizio molto duro contro il presidente della Repubblica, è stato trattenuto in questura e rilasciato solo a tardanotte. Ed ora parliamo di lavoro e per una volta di aziende che invece di chiudere vanno avanti, crescono e anzi vorrebbero fornire, naturalmente con tutte le possibilità del caso, anche nuovi posti di lavoro. E la provincia è al loro fianco. È da un annetto e mezzo che sto girando la provincia e grazie anche con l'aiuto dei sindacati sto andando a trovare aziende sane, aziende che vogliono crescere, che è giusto che vengano valorizzati per quello che sono, cioè una bella realtà, e sono queste aziende piccole come questa, come la Serenissima Montaggi, un'azienda di 15 dipendenti ma che dà lavoro a tantissimi altri esterni, e sono questo il motore, il vero motore del nostro territorio. Per una volta dunque non si parla di aziende che chiudono, ma di aziende che stanno sopravvivendo e vogliono continuare a farlo, come in questo caso a Scorze. Una ditta avviata come impresa di costruzione e carpenteria metallica che in pochi anni è diventata un'importante realtà produttiva. Sono realtà produttive estremamente importanti perché danno lavoro a tanta gente, nel senso che sono piccole realtà ma sommate tra loro costituiscono il vero tessuto connettivo e produttivo del paese. E sono realtà tante volte non prese in considerazione dai grandi interessi, dalla grande politica. Noi abbiamo bisogno dall'ente pubblico innanzitutto la possibilità di ubicare, diciamo, la nostra realtà con degli spazi maggiori, visto le dimensioni sempre più grandi che si presentano come proposte di lavoro, e far sì che anche introdurre anche nuove maestranze, nuove persone, insomma. E all'orizzonte potrebbero esserci anche delle novità positive per quanto riguarda la chimica verde a Marghera. La joint venture tra Eni, Versalis SPA ed Elevance, la multinazionale americana che è specializzata in oli vegetali e che abbiamo sentito nominare più volte negli ultimi mesi, potrebbe portare nel 2017 ad una novantina di assunzioni. Del resto il colosso ha espresso la volontà di investire circa 250 milioni di euro per un impianto di nuovi catalizzatori vicino al sito di Versalis e collegato alla nuova bioraffineria di Eni. Insomma, potrebbe vedere la luce un nuovo sistema integrato di chimica verde basato sull'olio di palma certificato. Qualche abile hacker è riuscito ad entrare nell'email del parroco di Bibbione e a chiedere ai fedeli un prestito cospicuo di circa 1000 euro. Nessuno ci ha creduto. In questo servizio vi raccontiamo una storia quasi incredibile.
Spero che questo ti arriva in tempo. Ho fatto un viaggio in Inghilterra e la mia borsa è stata rubata. L'ambasciata è disposto ad aiutarmi con avermi fatto prendere un volo senza il mio passaporto, solo che io devo pagare per il biglietto e l'albergo. Non posso accedere ai miei fondi senza carte di credito. Ho bisogno di circa 1000 euro per coprire le mie spese. Ridarò tutto al mio ritorno. Questa è solo una parte dell'email che molti fedeli hanno ricevuto dal loro parroco, Don Andrea Vena, ma lui in realtà non aveva scritto nulla. Mi sono ritrovato con la mia gente che mi ha informato che erano arrivati degli email provenienti appunto dall'Inghilterra che chiedevano soldi, e da lì tutta la giornata di ieri non ho fatto altro che rispondere e negare questa necessità, denunciare la questione alla polizia postale di Venezia e con dei tecnici informatici cercare di rimettere in ordine il mio account personale. Qualcosa in lingua araba, perché abbiamo rintracciato e partito dall'Africa, dalla Nigeria sembra, ma alziamo le mani. Fortunatamente i fedeli che conoscono Don Andrea non si sono fatti imbrogliare. Sia per i tanti errori che c'erano all'interno dello scritto e sia per il modo di rapportarsi, dove si dava del lei quando la gente che è più confidenziale con me riceve del tu, e i dati particolari in quanto mi vedono presente in parrocchia, quindi era inevitabile che era una finta. Un testo non nuovo, un'infiltrazione di qualche hacker in cerca di soldi. La stessa sventura è capitata nei mesi scorsi ad un noto procuratore di calciatori residente a Lido e a un docente universitario padovano. Ed ora vediamo quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione di mercoledì 12 febbraio alle 3.30 un livello minimo di 40 cm, mentre alle 9.05 uno massimo di 75. Alle 15.45 un minimo di 5, il picco più alto della giornata sarà invece alle 22.25 con un livello massimo di 95 cm. E vi ricordo che tutta l'informazione di Rete Veneta la trovate anche sul web al sito www.reteveneta.it. Tutti i TG, le trasmissioni e anche Focus nel nostro sito e anche tramite aggiornamenti costanti in Facebook e Twitter. Dunque non perdete anche la connessione e al sito www.reteveneta.it avete tutti gli aggiornamenti, compresa anche l'applicazione per tablet e cellulari. E vi ricordo questa sera a partire dalle 21.05 l'appuntamento con Focus, riflettori puntati sulla cronaca politica ed economica. Ospiti del direttore Luigi Bacialli, Nicola Acalmi, Arrigo Petacco, Alessio Morosin, Maria Bortoletto, Diego Cancian, Sante Carraro e Loris Palmerini. E come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. Per questa edizione di TG Venezia Mestre è tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.